Quello che cambia fortemente è che abbiamo 17 basi autorizzate anche all'atterraggio e al decollo in orario notturno, e quindi il sistema si giova del fatto che, specialmente d'inverno, la situazione su H24 consente di fare molti più interventi che non soltanto quando ci si vede direttamente. È importante anche perché si avvia un percorso non soltanto legato al volo notturno, ma anche insieme ad altre regioni a verificare se ci sono le condizioni tecnologiche, e ci sono, per migliorare sensibilmente le modalità di volo anche con l'ausilio dei sistemi satellitari, come fanno in altri paesi dove l'orografia è molto più difficile che non in Emilia-Romagna. Oggi cominciamo già a lavorare insieme a Lombardia, ci immaginiamo di lavorare insieme a Marche e Veneto in futuro, che sono anche tra l'altro due territori vicini e che ancora non hanno volo notturno. Insomma, ci stiamo attrezzando da questo punto di vista e abbiamo cominciato soprattutto dalle zone montane, che sono le zone nelle quali i cittadini chiedono più sicurezza.